Cerchiamo di rimettere un po' i tasselli da capo. Allora, abbiamo detto posizione ginocchia flesse, ok? Adesso teniamo una gamba avanzata. Di per sé sono 4 tocchi, 1, 2, 3 e 4. In realtà abbiamo detto che sono difesa e attacco, quindi ho una difesa e poi un attacco in avanti, ok? Le mie gambe abbiamo detto che devono essere flesse, dopo vediamo che ruolo svolgono, perché svolgono un ruolo molto importante, però adesso concentriamoci un attimo sulla meccanica del movimento. Andiamo ad aggiungere, o meglio, a correggere un errore. Sull'azione che avete fatto, il vostro pugno, dopo che ha colpito, non deve scendere verso il basso. Quindi ho 1, 2, 3 e riattacco. Questo braccio deve ritornare in guardia. Quindi io farò 1, 2, 3 e dentro. 1, 2, 3 e dentro. 1, 2, 3 e dentro. Ok? Il busto. Diamo adesso un ruolo al busto. Quello che mi interessa ora è mettere insieme un po' la meccanica del movimento, no? Poi dopo che abbiamo messo insieme la meccanica del movimento, gli inseriamo qualche dettaglio e poi ci giochiamo sopra, ok? Però prima dobbiamo sistemare la meccanica del movimento. Di per sé è un esercizio ciclico, no? Che alcuni di voi già conoscono, per altri è nuovo. Questo esercizio ciclico serve ad allenare abilità e sono le abilità che alleniamo che mi servono nel combattimento, non l'esercizio in sé. Riuscite a capire? Quindi questo è importante, perché poi non è che combatto così. Ma le abilità che alleno in questo esercizio le trasporto poi nel combattimento. Ad ogni modo, loro fanno l'esercizio, vediamo il busto. Dovete fare, attacca Sam, un movimento circolare di caricamento nella difesa, attacco e rientro. Quindi vai, continuate. Deve esserci questo. Non andare dietro con la schiena. Quindi magari con le gambe, ma ok? Quindi un movimento tondo. Ok. Quando faccio il mio movimento di difesa, ok, il fatto di sentire una posizione solida mi va benissimo. Però quando poi porto l'attacco, non devo salire. Cioè quello che io vedo è questo. Giù, su. Giù, su. Giù, su. Io invece devo fare, se voglio prendere un punto va bene, ma poi devo tenerlo. Ok? Quindi state sullo stesso piano, sullo stesso asse. Prendo una guardia, tan tan tan, e dentro. Pam pam pam, e dentro. Tan tan tan, e dentro. Ok, avanti, non era malvagio. L'esercizio che abbiamo fatto di fondamentale a vuoto ci è servito. Quindi, uno, vai avanti. Tan, tan. Quindi va bene il movimento in avanti. Quando però avanzo te, quando vado indietro, devo andare dietro col piede e con la schiena dritta. Quindi, avanza, piede, 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 ok? Non devo anticipare con la schiena. Schiena col piede, schiena col piede. Perché vi fate ingannare da questa, no? Siete in ritardo e allora schivate il pugno così. No, io devo fare questo. Uno. Ok? Avanti, lo dico, avanti, 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 indietro, piede, 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 piede. Altro step adesso, dobbiamo cambiare lato, dal lato destro al lato sinistro. Essendo un esercizio ciclico, non dobbiamo interrompere l'azione. Ci sono diversi modi, ok? Vediamone uno. Quindi, al piano. Quindi, pam. Adesso difesa e attacco, difesa attiva e attacco, difesa attiva e attacco. Ora quando voglio cambiare lato non devo fare nient'altro che dopo la difesa attacco con l'altro braccio, quindi molto semplice, lui chiaramente dovrà cambiare direzione. Quindi nella difesa anziché riattaccare con lo stesso, dopo che ho difeso attacco dall'altra parte. Vai. Ok, quindi dobbiamo cercare di mettere sotto pressione il compagno andando a cambiare in maniera improvvisa la direzione, ok? Il metodo è simile. Ora che cosa devo fare? Nella tecnica di attacco, semplicemente valorizzo un pochettino di più
inserendo, eventualmente se serve anche un piccolo spostamento in avanti, per poi andare a spostarmi di lato. La mia mano dovrà andare a intercettare e mi sono spostato nell'altra direzione. Quindi ho attacco col destro. Devo solo evidenziarlo un po' di più. Tanto sulla sua difesa cambio. Ok? E di nuovo andrò ad attaccare e sono nella direzione opposta. Quindi vado a mettere un accento e poi mi cambio. Un accento e poi cambio. Ok? E propongo ancora un terzo di cambio lato. Come avete visto, il giochetto del cambio lato è interessante perché stimola innanzitutto la vostra capacità di fluire da una direzione all'altra, ok? Ma soprattutto va a stimolare il mio compagno, che deve lavorare sull'adattamento, ma deve stare attento e adattarsi alla situazione, che sia al lato destro o al lato sinistro. Questo è un esercizio ciclico che abbiamo nel programma, ce ne sono di diversi, no? Poi la parte interessante è quando si parte da un esercizio ciclico, si fluisce in tutti gli altri, inserendo tutti i vari cambi lato. E questo è molto allenante come abilità, ok? Adesso inseriamo semplicemente un terzo cambio lato. Allora, uno, faccio tutto il mio esercizio ciclico che avete appena fatto. Adesso devo cambiare lato e lo faccio allenando una difesa. Semplicemente con l'altra mano vado a mettere in anticipo un controllo sull'altro lato, spostando il mio corpo e entrando nella direzione opposta. Quindi io farò una difesa, un anticipo e un attacco. Difendo, anticipo e attacco. Difendo, anticipo, attacco. Ok? Dopo la difesa, anziché lavorare su distruzione dentro, difendo e anticipo nella direzione opposta, ok? Per poi andare a colpire. Allora adesso cerchiamo di trasportare alcune delle abilità che abbiamo allenato all'interno di questo esercizio all'interno del contesto un pochettino più pratico, ok? Sicuramente in questo esercizio ciclico una cosa ci salta all'occhio, quella che quando l'attacco arriva io vado a colpire la parte esterna come esercizio, ma nessuno vieta di colpire anche la parte interna. Ad esempio, se arriva gancio, io posso fare la stessa cosa per poi andare a contrattaccare, ok? I gunting, o meglio le tecniche di distruzione, non sono nient'altro che delle parate attive, no? Cioè degli attacchi portati sul suo arto per evitare che quell'arto sia nuovamente potenzialmente pericoloso, ok? Il movimento, anche se è apparentemente lineare, in realtà sfrutta forze circolari, ok? Per far male, per creare danno sul suo arto quando lui mi attacca, io devo entrare circolarmente. Allora, andiamo in guardia, arriva l'attacco, abbiamo 1, 2, sotto, sopra e di nuovo sotto, ok? Scelta se fare stomaco o basso ventre. Una volta che ho fatto 1, 2, devo sfruttare tutta la torsione del corpo, la spinta della gamba posteriore per andare a colpire. 1 e poi idem nella parte alta, ok? Il mio corpo deve fare delle piccole variazioni in altezza, ok? Piccole, perché devo mettere forza verso il basso, forza verso l'alto e di nuovo forza verso il basso. Ok? Sopra, bam, diciamo che non ha finito niente, quindi uno, chiudo, ok? E da qui dentro. Oppure uno, chiudo, aggancio, proietto, sopra, in controllo, ok? Oppure, questa forse la vedo meglio di là, mi faccio divertire un po', uno, due, giù. E questo. Ok. Poi chiudo. Da qui posso andare a colpire, posso fare diverse azioni, ok? Sfruttare così non posso avere forza. Se vado indietro insieme non riesco a generare sufficiente forza, devo anticipare. Uno, due. Ok? Poi una volta che ho colpito posso continuare con le percussioni oppure posso lavorare su proiezioni, leve, quello adesso non mi interessa, a me interessa darvi la meccanica di movimento corretta per generare un potenziale alto di forza. Quindi non posso andare indietro insieme, non lo faccio sul posto, ma sfrutto 1, 2 e ritorno, 1, 2
e ritorno. 1, 2. Ok? La posizione laterale ci aiuta a liberarci dalla presa. Quindi così lui è più comodo, così è meno comodo. Ok? Quindi da qua ho pan, giro in simultanea. Poi gatto.